Questo punto, specialmente se fatto con un filato grosso, per di più in colore grigio e magari un po' lucente, assomiglia molto alla cotta in metallo che proteggeva i cavalieri medievali. Va bene per un maglione da uomo, per una giacca da donna, anzi è molto adatto alle giacche perché essendo fatto con le maglie passate è abbastanza sostenuto, non si tira più di tanto, ma anche per un cappello o per un plaid, perché anche se non è double fastener reversibile, il rovescio del lavoro si presenta ordinato e assomiglia alla maglia legaccio. Si può lavorarlo su qualunque numero di maglie, su appena 4 ferri. Io qua lo faccio su un numero di maglie pari e il primo ferro lo lavoriamo semplicemente a diritto. Lavoreremo a diritto tutti i ferri dispari, cioè quando ci troviamo sul diritto del lavoro. Mi trovo sul diritto, lavoro tutto a diritto. Al secondo ferro, sul rovescio del lavoro, fatta la maglia di vivagno, una maglia la passo a rovescio, cioè infilando il ferro verso sinistra con il filo dietro, e una maglia la lavoro a diritto. Una maglia passata a rovescio con il filo dietro, una maglia diritta. Passo, lavoro a diritto. Passo, lavoro a diritto. L'unica insidia di questa maglia è proprio la sua estrema semplicità, che a volte può farci distrarre e farci lavorare di seguito o due maglie diritte o due maglie passate. Perciò arrivati alla fine controlliamo se abbiamo un numero di maglie pari, come in questo caso, finiremo sempre con una maglia diversa da quella iniziale. Se ho iniziato con la maglia passata, devo finire con la maglia diritta, infatti è così. Come dicevo, quando siamo sul diritto dobbiamo lavorare sempre a diritto, perciò adesso che siamo sul terzo ferro, lavoriamo tutto a diritto. E ora al quarto ferro sul rovescio del lavoro, questa maglia che al secondo ferro avevamo passato, la dobbiamo lavorare a diritto. Invece la seconda maglia che avevamo lavorato al secondo ferro la passiamo, quindi avremo una maglia lavorata a diritto, una maglia passata, una maglia lavorata a diritto, una maglia passata a rovescio col filo dietro, un diritto, una maglia passata, un diritto, una maglia passata. Anche qua facciamo un controllo, avevamo iniziato con una maglia diritta, finiamo con una maglia passata quando abbiamo un numero di maglie pari. Se fosse dispari, finiremmo sempre con la stessa maglia con cui abbiamo iniziato. Ed è proprio l'alternanza, la disposizione a scacchiera delle maglie passate che crea questo disegno simile alla cotta, alle maglie di una cotta.